Sono colombiana, sto qui da 4 anni, ho fatto la domanda per la sanatoria, però ancora non ho avuto nessuna risposta. Per me è stata una speranza, visto che ho una famiglia che mi aspetta e che non ho visto da 4 anni. Ho 2 bambine piccolissime, quindi vorrei anche andare a prendere la mia famiglia e portarle qua. Colombia è un paese dove non c'è sta lavoro, dove pagano poco. Quando ho fatto la domanda, io lavoravo come badante di una signora. Ho fatto questo per poter andare avanti, per stare in regola. Adesso sto qua aspettando. Sono in Italia da quasi 2 anni. Il datore di lavoro aveva fatto la richiesta per farmi la sanatoria. Lavorava per loro come governante, però lui è morto a luglio. Abbiamo fatto una documentazione avvisando della morte di lui, però il decesso di lui ha propiziato che io rimanga all'aria. Né la vedova del datore di lavoro né Vicky hanno avuto una risposta dalla prefettura di Novara. Si sono offerti di trovarlo in lavoro. Purtroppo abbiamo dovuto spiegare loro che finché Vicky non ha l'appuntamento in prefettura, Vicky non può lavorare regolarmente per nessuno. Tutti hanno paura di mettermi a lavorare in nero un'altra volta, perché io già ho iniziato la pratica. Siamo in una situazione di vero e proprio stallo. Abbiamo monitorato gli iter arrivati alle nostre prefetture, alle nostre questure. Di circa 207.000 domande arrivate, solo il 5% sono giunte a termine, si sono tramutate in veri e propri permessi di soggiorno. Questa è una situazione al limite della vergogna. Un grande danno sia in termini della legalità e presenza regolare delle persone in Italia, sia in termini, diciamo così, della fiscalità e della previdenza. Viene in sé che poi queste persone trovano delle difficoltà di essere vaccinati, compresi nelle misure che si stanno mettendo in atto contro la pandemia. Se è vero che anche i cittadini stranieri non in possesso ancora di regolare permesso di soggiorno sono chiaramente ammessi alle tutele del nostro Servizio Sanitario Nazionale, è altresì vero però che in tantissimi territori questa possibilità oggi viene negata. La mia tessera sanitaria non me l'hanno voluto fare, sono diabetica tipo 1. Ho presentato anche la richiesta dell'avvocato, mi hanno detto che non me la potevano fare finché non ho il richiamo anche della questura. Dopo 8 anni di attesa dall'ultima sanatoria, ci siamo ritrovati ad avere in realtà una non sanatoria. Questa regolarizzazione presunta non ha risolto assolutamente nulla. La quota di persone interessate è stata minima. È stata una sanatoria fatta per coloro che vengono considerati schiavi. Non è stata fatta una sanatoria per i lavoratori. Se prendiamo il caso pugliese, sono state circa 2.000 le domande in tutta la Puglia, 1.000 sono state le domande nel Foggiano in estate, solo negli insediamenti in cui andiamo noi, il bacino di utenza è di 6.500 persone e solo una minima quota è stata considerata. Ci sono delle maglie nere, soprattutto per quanto riguarda le grandi città. A Roma di questo passo ci vorranno 5 anni per evadere tutte le domande e a Milano addirittura 30. L'attesa è una condizione costante di noi cittadini stranieri. Siccome non ho un permesso e non ho la residenza, non ho potuto accedere a nessuno degli aiuti che il governo ha fatto. Non posso avere la disoccupazione. Abbiamo situazioni di mamme che stanno iscrivendo i bambini all'asilo e si trovano a pagare le rette più alte della mensa. Perché? Perché non hanno ancora un ISEE da dimostrare che loro non hanno un reddito altissimo. Per cui che devo fare? Andare a lavorare in nero. Articolo 110 bis. L'emersione dei rapporti di lavoro, da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Devo essere sincera, vorrei uscire in strada a cercare un lavoro in nero. Ho bisogno di mangiare, ho bisogno di vivere, capito? Come tutti quanti. Io guadagnava 700-800 euro, però dopo questo si è complicato, mi ha detto non lavoro io, non posso pagarti a te. Sto cercando di prendere qualche peso, no? Qualche soldi, in nero perché non c'è documento. La mia paga erano 800 e nero, adesso un po' più. Questa è una lettera della Questura di Roma, al migrante è stato dato appuntamento a gennaio 22. Ci vorranno anni, ma queste sono persone che già hanno pagato molto. Mi hanno fatto pagare soldi che non aveva, 500 euro. C'è stata un'altra persona che anche già stanno pagando contributi, hanno perso il suo lavoro. A un certo punto si pensa che sono prigioniera di questa cosa, perché non ho avuto una risposta neanche positiva. Tradito no, penso che mi hanno fatto illusionare per una vita migliore. Non voglio dire
che il governo è cattivo, voglio solamente richiedere, pregare, fate tutte queste convocazioni un po' più presto. Il Ministero degli Interni ha fatto un circolare che fa un passo indietro, dice quelli lavoratori che hanno avuto la domanda di essere regolarizzati per un lavoro a tempo determinato, se il lavoro è finito non possono avere il permesso di soggiorno. Il lavoro a tempo determinato nel settore di agricoltura dura 2 mesi, 3 mesi, si fa beffa sul danno. Io come l'amministrazione pubblica che non ho fatto il mio dovere e non ho portato avanti la sua istanza, adesso lo devo anche escludere, quindi le rimando nei campi per la raccolta dei prodotti agricoli come prima. Va a finire che ci sarà un'attesa e poi alla fine molte pratiche resteranno senza una risposta positiva. Tanti datori di lavoro hanno fatto questa cosa dell'impegno a sottoscrivere un rapporto di lavoro e non li vogliono fare il contratto, le minacciano, non ti porto in prefettura, e addirittura gli stanno dicendo alle persone devi pagarmi i contributi. Non è solo la Vicky che si trova in questa situazione, siamo tanti che volevo sistemare. Casi di licenziamenti ne abbiamo tantissimi. Io non mi vorrei andare, però per forza, per le mie bambine, per la mia famiglia, ci ho pensato. Quando sveglio la mattina penso questo, no? Andare via. Però non posso farlo. Non posso farlo perché purtroppo di là sta peggio che qua. Di là non funziona niente. Mi resta dignità. Solo quello chiedo. Essere regolare. Aspetterò. C'ho la speranza che in questi mesi ci proveranno anche a chiamarci.